Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita. In apertura ci occupiamo della giornata del malato. Si è tenuta come ogni anno l'11 di febbraio, non è una data scelta a caso, ma è quella. In cui c'è la ricorrenza della Beata Vergine di Lourdes. Come ogni anno, il Papa scrive un discorso in occasione di questo momento che rivolge non soltanto ai malati, ma a tutta la cittadinanza, l'autorità, a chi si occupa o dovrebbe farlo dei malati, a chi vive al fianco dei malati. Anche perché non dovrebbe essere soltanto una giornata, quella in cui si pensa al malato. Soprattutto come quest'anno la nostra diocesi sta riflettendo, la fragilità è un tema che ci accompagna. Allora ne abbiamo parlato con il nostro vecchio per la pastorale, Monsignor Giuseppe Busani, che proprio in occasione di questa giornata ha tenuto una meditazione all'ospedale, ma anche con chi, dicevamo prima, quotidianamente si confronta con la malattia, ovvero il direttore sanitario dell'azienda USL di Piacenza, il dottor Stefano Mistura. Prestare attenzione al malato e alla sofferenza che i malati esprimono Significa segnare proprio un livello di civiltà raggiunto. Più questo accade, più una comunità può essere considerata civile. Ogni anno, l'11 febbraio, nella ricorrenza della memoria della beata vergine di Lourdes, la Chiesa celebra la giornata mondiale del malato. Tale giornata, come ha voluto il venerabile Giovanni Paolo II, offre la possibilità di riflettere sul mistero della sofferenza e per avvicinare le nostre comunità e la società civile verso i fratelli e le sorelle malati. La giornata del malato è stata istituita dal Papa Giovanni Paolo II per rendere più sensibile le nostre comunità cristiane, ma anche la comunità civile al mistero e al dramma della sofferenza. Mistero dunque non enigma. Certamente davanti alla malattia, alla sofferenza, noi ci troviamo in difficoltà, non abbiamo risposte chiare, però non è un enigma, scende una luce, è una luce che viene dall'alto e da un altro. Il Papa ha scelto una parola che viene da Dio stesso, scelta nella lettera di Pietro, la parola dice dalle sue piaghe siete stati guariti. Quindi significa che qualcuno non solo ha guardato alla sofferenza, e ha tentato di dirne il senso, ma qualcuno è sceso nella sofferenza, l'ha attraversata, l'ha presa su di sé, l'ha assunta. Da quel momento il mistero è stato illuminato, perché questo mistero della sofferenza è stato toccato dalle piaghe del Signore, anzi il Signore le ha prese su di sé le nostre sofferenze, dalle sue piaghe, e nelle sue piaghe sono le nostre sofferenze e questa è guarigione per noi. Una luce quindi scende su questo mistero che non è più enigma, ma diventa luogo in cui possiamo esercitare la sensibilità, la solidarietà, la fraternità. Nella parte finale del discorso, il Pontefice si rivolge direttamente alle autorità, invitandoli ad investire sempre più energie in strutture sanitarie che siano di aiuto e di sostegno ai sofferenti. Soprattutto i più poveri e bisognosi, che devono essere al centro della nostra attenzione perché nessuno di loro si senta dimenticato o emarginato. Beh, che la Chiesa Cattolica abbia indetto una giornata in cui si considera la condizione del malato, l'esistenza del malato, la cura che il malato deve e può pretendere è certamente un fatto importante e del resto la figura del malato è una figura che ricorre spesso nelle sacre scritture, in particolare nel Nuovo Testamento. Ora, dal punto di vista delle istituzioni civili, in questo caso delle istituzioni sanitarie, eh, ricordare e partecipare a una giornata del malato eh, significa indicare una linea di livello di civiltà raggiunto da una certa comunità nei confronti di parecchi dei suoi membri. In particolare eh, oggi che eh, i malati si distinguono soprattutto come eh, persone particolarmente fragili per l'aumento enorme di malattie croniche invalidanti e che richiedono soprattutto percorsi assistenziali efficaci e non atti occasionali di terapie miracolose che nel giro di pochi minuti o di poche ore ti restituiscono alla tua piena integrità. Sia gli enti locali che l'azienda sanitaria hanno prestato negli ultimi dieci anni una grandissima attenzione a eh, stabilire dei percorsi terapeutici assistenziali proprio nei confronti di questi malati, perché sono loro che non possono più accontentarsi di un singolo episodio di cura, ma eh, di, una, di una vita da curare. La sofferenza, inoltre, su questo soprattutto ce lo dice la Chiesa italiana nel suo cammino sull'educare, educare la vita buona del Vangelo, quando si dice che la fragilità non è soltanto una maledizione, non è, anzi non è una maledizione, può essere una benedizione, può essere un appello alla relazione. L'uomo da solo non può nulla, ma nella relazione con gli altri, una relazione che viene dall'altro e che ti stimola a cercare l'aiuto e la cura degli altri, eh, può esserci un percorso, una via. Questo è anche il senso di questa giornata, che tante persone si uniscono e camminano insieme a chi in un momento particolare della sua vita o come condizione di vita deve attraversare il mistero della sofferenza. La comunità tutta quindi è invi invitata a stare vicino al malato e a vivere la sua vita o la sua situazione di sofferenza non senza speranza ma nella relazione. Giovedì 10 febbraio presso il Seminario Minore di Via Scalabrini a Piacenza è stato presentato l'ultimo testo del filosofo Silvano Petrosino, L'eros della distruzione. Ed è stata anche l'occasione per parlare della prossima rassegna teologica che si terrà dal 13 al 15 maggio. Come sempre, l'Associazione Piacenza Teologia e la Terza Navigazione a proporre la riflessione su temi teologici, ma non solo, come sempre sarà multidisciplinare questa rassegna. Il tema al centro delle riflessioni in quest'anno è il corpo. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione Don Gigi Bavagnoli e abbiamo chiesto a Enrico Carraschelli di presentarci l'ultimo libro del filosofo. Giovedì sera abbiamo incontrato il professor Petrosino che è un docente di filosofia presso la Cattolica. Uh, e questo incontro è stato un po' un'anticipazione diciamo, un dei temi uh, che verranno trattati poi nel convegno di maggio, quello un momento un po' più intenso. Uh, L'attenzione la, di quest'anno è dedicata al tema del corpo, o meglio della corporeità, nelle sue riflessi anche sull'esperienza della fede. Questo è un tema che uh, per molti secoli è stato più vissuto che, che pensato, per cui, certo, la. La nostra esperienza corporea eh, entra direttamente nell'esperienza della fede come ogni esperienza umana. Però diciamo che solo ultimamente la teologia si è interessata a proprio a, a riflettere su questo aspetto della questione. Non c'è eh, fede senza culto, senza gesti, senza riti e ovviamente questi non possono sussistere se non perché l'uomo usa il suo corpo come linguaggio per esprimersi anche per conoscersi, anche per trovarsi. Allora una riflessione sulla corporeità, su questa dimensione della vita e dell'uomo è importante anche per quanto riguarda il tema della fede. Allora, iniziando con Petrosino, abbiamo voluto mettere l'accento sul fatto che questa riflessione ovviamente coinvolge la filosofia, coinvolge anche molte altre discipline. Il filosofo eh, si occupa in particolare di questo aspetto. Eh, il tema che si è scelto Petrosino è il titolo del suo ultimo volume, l'eros della distruzione. Dove, da una parte, sottolinea come non ci sia eros, e quindi desiderio, senza un legame profondo con la sensibilità, con le sensazioni, con i sentimenti e quindi con il corpo, e d'altra parte, come questa dimensione fondamentale del desiderio possa assumere invece, e di fatto assume nell'uomo, forme anche parossistiche negative: per cui c'è un eros che alla fine, anziché unire, divide, distrugge, separa, allora l'eros della distruzione. è sembrato significativo cominciare l'anno dedicato al corpo che Piacenza Teologia eh, organizza dal libro di Silvano Petrosino. In quanto in questo testo si evidenzia come il corpo non può essere trattato come un oggetto di analisi, non può essere visto come qualcosa che devi sezionare. Ma abbiamo cercato di guardare, di affrontare, approcciare la tematica del corpo attraverso il vissuto concreto. Il vissuto, il vissuto scuro, il vissuto contraddittorio e le contraddizioni di questo vissuto eh, emergono pienamente dal libro di Petrosino L'Eros della Distruzione. Alla riflessione filosofica noi vorremmo accompagnare soprattutto nel convegno di Maggio altri, altri spunti interessanti che provengono da quella dimensione che più ha valorizzato il corpo, e cioè la dimensione artistica, in particolare la musica, ma vorremmo anche coinvolgere la danza e possibilmente anche l'arte più in generale, perché certamente questa dimensione della vita, della corporalità, nell'espressione artistica, in particolare quella che evidentemente come la danza coinvolge il corpo, diventa significativa e importante. Quindi vorremmo fare, offrire alla città eh, una, una riflessione più ampia di quella propriamente teologica. Ovviamente questo però sarà il tema più l'aspetto più considerato, e quindi avremo tanti teologi biblisti che ci aiuteranno a lavorare sempre su questa dimensione della corporeità. Ed ora il commento al Vangelo di questa domenica con Don Federico Tagliaferri. In questa sesta domenica del Tempo Ordinario ci troviamo di fronte a quello che in qualche modo è considerato il corpo del discorso della montagna. E di fatto non è tutto, è una parte di questo corpo perché l'altra parte lo incontreremo nella prossima domenica. Matteo so sottolinea nella sua redazione la continuità con cui Gesù si mette in relazione all'Antico Testamento, a Mosè, ai profeti. Ma mentre sottolinea questo, dall'altra parte ne mette in evidenza tutta la novità. Se nelle domeniche precedenti abbiamo assistito all'annuncio del regno, che è la grande novità che Gesù porta, e abbiamo visto il luogo, il tempo in cui questo regno si manifesta, si rende presente, oggi in qualche modo ne incontriamo il contenuto, ne incontriamo la possibilità. Che si ha di partecipare alla sua edificazione. E ne cogliamo anche il senso di questo regno che Gesù annuncia. Gesù sottolinea che non è venuto ad abolire la legge, ma nemmeno semplicemente per confermare la legge. Il vero scopo della sua venuta è quello di dare compimento. Abbiamo parlato di dare compimento. In realtà il testo greco eh, traduce questo termine con ehm, uno di, che ha il significato di riempire. Per riempire è necessario avere qualcosa di di più. Non è più sufficiente dunque quello che si disponeva prima, è necessario qualcosa di nuovo. Il, il riempire corrisponde al dare un cuore. Scribi e farisei sono formalmente bravi e ligi dalla legge, ma quello che propone Gesù va ben al di là di quello che loro in realtà vivono, testimoniano o predicano di vivere. Tutto quello che abbiamo detto in qualche modo spiega come mai buona parte di questo Vangelo è costituito da antitesi. Di fatto nel Vangelo, nel discorso delle, della montagna ne troviamo sei in totale, in questo brano in modo particolare ne abbiamo quattro. E Gesù le esprime dicendo: Fu detto, usando questo passivo, ma io vi dico, quella legge è stata consegnata da Dio al suo popolo. Ora Gesù è la porta attraverso la quale è possibile entrare per capire il senso dei comandamenti della legge. Il centro sta nel cuore: questo cuore è l'amore. L'amore è il compimento di tutta la legge. Gesù è molto radicale nel proporre. Tant'è vero che in quest'etica che è espressa dalle antitesi, eh, esige un comportamento nuovo che può venire unicamente da un cuore aperto in tutto e per tutto a Dio. Gesù comincia dai sentimenti e dai pensieri, è lì che è necessario partire, partire proprio dal, dall'interno, dal cuore della persona. Propone questa legge non per restringere, per escludere qualcuno dal regno, ma è un invito all'amore perché questo amore sia eh, proprio di tutti e tutti possano vivere di questo amore che Dio ha verso i suoi figli. Il vivere è legato all'osservanza dei comandamenti, così come sottolineerà anche la prima lettura di questa domenica. Al conoscerli fino in fondo, al confidare in essi fino in fondo. Anche se la reale condotta è ben al di sotto di quanto è espresso da questi comandamenti. Queste antitesi toccano la dimensione relazionale della nostra vita nei rapporti fraterni, nel rapporto tra marito e moglie, e toccano il grande e delicato tema dei divorzi, delle separazioni nel vivere una vita nella più totale trasparenza, il cui parlare sia espressione di ciò che si pensa e quindi questa espressione sia il dire sì o il dire no, espressa dunque con estrema chiarezza. Tutti questi punti fanno riferimento a uno degli aspetti fondamentali di questo secondo anno della nostra missione popolare diocesana, che è proprio quello della relazione e degli affetti. E credo che partire dal Vangelo e anche da questo possa essere estremamente fondamentale. Le parole che Gesù dice sono per la nostra vita, perché ciascuno di noi, aprendosi alla realtà del regno possa accogliere nella propria vita queste parole che salvano, liberano e fanno vivere. Venerdì 4 febbraio a Cives il relatore era l'editorialista del Corriere Dario De Vico. Del Corriere è stato anche vicedirettore ed è esperto in materia di lavoro, in materia sindacale, non per niente. La prima volta che era stato invitato a parlare a Cives non è potuto essere presente perché si teneva il referendum a Mirafiori, quindi naturalmente doveva commentare per il Corriere della Sera questo fatto. Le implicazioni e le recadute sul mondo del lavoro in questo momento, soprattutto per giovani sono forti e anche la possibilità di approfondire il tema con Dario Di Vico è stata per noi l'occasione per un'intervista piuttosto lunga che potete vedere sul sito della web tv diocesana intanto noi ve ne proponiamo un frammento buonasera dottor Di Vico grazie per essere con noi la lezione che tiene questa sera Cives rimandata rispetto alla data precisa perché all'epoca c'era il referendum di Mirafiori ha un tema direi piuttosto impegnativo che già semplicemente commentare questo sarebbe tutta un'intervista. Lavori segmentati e conflitti tra poteri contrapposti, tutela del lavoro e dispositivi di efficienza. Da dove vogliamo partire? Ma io direi partiamo da un fatto che il lavoro è un elemento importante della cultura italiana. Ed è eh, il nostro è un paese che non ha materie prime né tecnologie d'avanguardia. Ha però, come dire, una struttura imprenditoriale diffusa molto importante e ha una tradizione di lavoro significativa. Eh, il lavoro italiano è sempre stato anche all'estero un elemento di identità del nostro Paese. Si tratta di ragionare se nella grande crisi eh, questa, questa tradizione, questa storia del nostro lavoro può svolgere una funzione positiva o no. Io sarei per il sì. Il lavoro sta cambiando, è cambiato tantissimo in questi anni e direi che forse eh, esponenzialmente rispetto a un certo periodo forse più statico eh, che siamo abituati ad aver vissuto, che hanno vissuto i nostri genitori, chi è venuto prima di noi e quindi naturalmente i cambiamenti come sempre creano anche delle rotture o comunque delle crepe. Quali sono secondo lei le rotture più significative che abbiamo adesso e quelle che stiamo facendo più fatica ad affrontare? Beh, intanto, noi eravamo abituati a ragionare su un lavoro molto standardizzato che spesso veniva identificato con una forma di reductio ad unum con il lavoro della grande fabbrica, eh, quindi con un certo tipo di cultura, di rappresentanza che passava poi fino alla famosa figura di Ciputi, eh, alle tute blu. Ecco, è evidente che. Quella semplificazione non, non tiene più. Veniamo a, ad un dato che è abbastanza pesante. Negli ultimi giorni reso noto dall'Istat, la disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni è al 29%, cioè un giovane su tre. Eh, e direi che comunque ci ricolleghiamo un po' anche al discorso che abbiamo appena fatto perché il più delle volte eh, i giovani sono quelli che adesso il lavoro un po' se lo inventano, eh, se lo inventano magari anche grazie ad internet, grazie alle nuove tecnologie, penso ad esempio agli ultimi tre giovani milanesi che eh, naturalmente qui non hanno trovato alcuna sponda, fortunatamente l'hanno trovata negli Stati Uniti. Eh, come tutelare, visto che nella relazione di stasera si parla anche di nuove tutele, perché queste non esistono. Noi abbiamo una struttura del mercato del lavoro che è ancora imperniata fortemente sui padri, fortemente sui padri. I padri sono protetti, sono tutelati dai contratti e ad esempio dall'articolo 18, i giovani invece hanno eh, tutta una serie di forme contrattuali eh, come dire, molto più deboli. Molto più deboli. Si sono nel tempo eh, articolati e sommate tanti tipi di contratti eh, che evidentemente hanno eh, creato uno spezzettamento della vita lavorativa. È chiaro che i giovani faticano a, a poter progettare un loro itinerario di vita anche perché non sanno concretamente eh, che tipo di lavoro, che tipo di lavoro eh, avranno. Lei trova comunque qualche spiraglio di fiducia e di ottimismo guardando avanti? Beh, è un ragionamento più generale. Indubbiamente noi siamo, uh, siamo un grosso paese, un importante paese. Adesso noi subiamo prevalentemente l'elemento di retrocessione e quindi siamo uh, molto abbattuti cioè in questo momento perché vediamo un paese fermo o che addirittura retrocede. Non teniamo presente da dove partiamo. Noi partiamo dal fatto che siamo un grande paese del mondo, insomma. Tutto sommato con 60 milioni di abitanti, no? non, non, con un, non con un miliardo. Siamo un grande paese per tradizioni culturali e siamo un grande paese anche perché abbiamo come dire, un sistema, siamo il secondo paese industriale d'Europa. Cioè, il problema è che certo con questi asset eh, sono come dei fiori, se uno non li innaffia non dà come dire, innovazione, eh, i fiori di, diventano secchi. E questa è la fase che noi, che noi abbiamo. È difficile indubbiamente che, eh, ridare eh, a un paese a una, la coscienza di se stesso no? e, la, e la, la forza e la consapevolezza dei propri mezzi. Attraversiamo un periodo psicologico molto delicato, però secondo me questa operazione va fatta ricordando che è vero che stiamo rischiando di retrocedere, ma siamo un, un grande paese che ha dei, dei, dei grandi asset. <music> Distribuzione in questi giorni, forse qualche parrocchia potrebbe già averlo ricevuto. Eh, questo materiale distribuito dalla Pastorale Giovanile è una cartelletta che contiene un po' tutti i nuovi progetti. È con noi Don Paolo Cignatta, grazie per essere qui, che è responsabile del servizio di Pastorale Giovanile. Allora, descrivici un po' eh, questa cartelletta e il contenuto che riceveranno tutte le parrocchie. Sì, come dicevi, questa cartelletta raccoglie un po' il lavoro di questi mesi condotto dalla Pastorale Giovanile e dall'Associazione degli Oratori Piacentini. È composta da quattro fascicoli. Il primo fascicolo racconta eh, diciamo, le linee portanti della Pastorale Giovanile a Piacenza e mh, viene presentato anche il nuovo logo della Pastorale Giovanile. Uh, un altro fascicolo si chiama Progetto Generazione ed è a sostegno degli oratori. Un altro progetto presente in questi fascicoli è Seekers per i cammini di fede, di aggregazione per gli adolescenti e eh, l'ultimo fascicolo si chiama Oratorio a 360 ⁇ ed è una rilevazione degli oratori presenti nella nostra diocesi. Dunque, Don Paolo è il responsabile del servizio da, da pochissimo, insomma dalla fine di agosto quindi direi che il lavoro che è stato fatto in questi mesi è, è già tanto e mi piaceva già uh, questa cosa, cioè la presentazione uh, perché chiaramente non possiamo parlare di tutto quello che è contenuto qui e che i vostri uh, parroci riceveranno, però qui c'è la presentazione del logo e dello statuto dici magari proprio sì. qualcosa su questo Lo statuto come abbiamo sì. già avuto modo di, mh, di dire è stato rivisto e mh, riproposto ai alla nostra diocesi dal vescovo il 13 ottobre del, di del 2010. Abbiamo pensato anche di rivedere il logo della pastorale giovanile e abbiamo preso un bassorilievo di una lapide uh, antica di Cumiano in cui, sul cui retro ci sono alcune formelle di, di epoca long longobarda con alcuni motivi simbolici e sono riconducibili al IX secolo. E fra questi abbiamo scelto questa croce. Eh, ci sembrava bello uh, poter proporre per i giovani uh, un simbolo molto esplicito, innanzitutto, perché la croce ci rimandi immediatamente a, a Gesù, ma anche un qualcosa di molto antico, cioè che ci faccia recuperare uh, le nostre radici. E quindi la nostra attenzione è caduta immediatamente su. Uh, questa croce che è parte appunto del patrimonio storico, culturale e anche e soprattutto di fede della nostra diocesi. In questo primo fascicolo poi c'è anche un breve commento teologico a questa croce che è molto particolare perché è fatta da un intreccio di, di tante linee, sono presenti delle piante, per cui... C'è un piccolo commento per capirne il significato. Senti, Don Paolo, qual è il passo successivo? Siamo in conclusione. I cioè, parroci e le parrocchie ricevono eh, questo materiale, che poi sarà più avanti disponibile anche sul sito della Diocesi in PDF, per cui se ne potranno scaricare anche più coppie. Dopodiché. Mm, l'invito molto mm. forte è innanzitutto di eh, guardare questo materiale e di non lasciarlo cadere nel vuoto perché eh, spesso noi cerchiamo, ad esempio, risorse per poter fare eh, le nostre attività educative negli oratori e qui dentro c'è la possibilità di poter accedere a dei fondi. Spesso facciamo fatica a fare una proposta per gli adolescenti terminata l'iniziazione cristiana e qui c'è una proposta molto concreta e articolata per poter proporre un cammino a, agli adolescenti ecco, l'invito ai parroci ma alle comunità, ai catechisti agli educatori è di leggere il sussidio, di chiamare la pastorale giovanile e di mettersi immediatamente in rete al lavoro per attuare questi, questi programmi. Bene allora io ringrazio Don Paolo buon lavoro e quindi rinnovo a di nuovo, voi l'invito li a guardare questo materiale e vi ricordo appunto che a breve lo potrete scaricare anche dal portale della nostra diocesi. Grazie Ed ora vediamo l'agenda della settimana per la nostra diocesi. Lunedì 14 febbraio alle ore 16.15 presso la chiesa di San Donnino e Largo Battisti a Piacenza proseguono i momenti di meditazione e preghiera sul Padre nostro. A partire dalle ore 16.15. In particolare questo lunedì sarà presa in considerazione la frase Padre sia fatta la tua volontà. Giovedì 17 febbraio presso il Centro Pastorale La Bellotta di Pontenure, secondo incontro di formazione per i sacerdoti della diocesi sul tema dell'omelia. In questo caso verrà a parlare un sacerdote della diocesi di Milano, Don Paolo Sartor. Venerdì 18 febbraio prosegue Cives, lo spazio di formazione civica con le relazioni di Gianfranco Pasquino e Marcello Veneziani sul tema Democrazia immatura, il bene futuro e le riforme possibili. Sabato 19 febbraio a partire dalle ore 9.15 presso il centro pastorale La Bellotta di Pontenura si terrà un'assemblea del Consiglio pastorale diocesano guidata dal nostro vescovo Monsignor Gianni Ambrosio che in questa occasione presenterà anche la sua nota pastorale sul tema di quest'anno Coraggio sono io, non abbiate paura. Domenica 20 febbraio alle ore 15.30 presso il Convento delle Carmelitane a Piacenza, secondo appuntamento dei passi di Emmaus, il cammino proposto dal servizio vocazionale della nostra diocesi. È tutto per quanto riguarda le notizie, vi ricordo che sulla web tv diocesana questa settimana oltre all'intervista integrale a Dario Di Vico trovate anche l'intervista a Donata Orca che è intervenuta appunto incontro sul dialogo interreligioso e il TG Flash. Buona settimana, vi aspetto sabato.